Buongiorno, come va oggi? Un po' infreddoliti? Allora, vi ricordate che ci eravamo lasciati con il confronto fra il modo di indirizzare dispositivi attraverso un indirizzo condiviso nello spazio di indirizzamento anche della memoria RAM, quindi la tecnica memory mapped, oppure un indirizzamento specializzato, quindi ad hoc per i dispositivi, quello separato, ok? Abbiamo visto su questo esempio la differenza dal punto di vista del codice che gestisce il dispositivo. Vi ricordo sempre che qui stiamo parlando della gestione dei dispositivi dove la CPU si fa carico di tutto, ok? Quindi è la gestione programmata dell'input-output. Non abbiamo ancora il sistema di interruzioni, ok? E abbiamo visto che nel memory mapped c'è la possibilità di riutilizzare le istruzioni che accedono alla memoria anche per operazioni di input-output. Invece nel caso del separato abbiamo che le istruzioni per gestire l'input-output sono diverse rispetto a quelle che vengono utilizzate per accedere alla memoria. Okay? Quindi vediamo di fare un po' di considerazioni. Quali sono i vantaggi dell'approccio memory mapped? Non necessita di istruzioni speciali, quindi le stesse istruzioni load store che si possono utilizzare per la memoria vanno bene anche per l'input-output. Okay? Inoltre, una cosa che è molto interessante dal punto di vista della gestione di questi dispositivi è che nei linguaggi, a causa di questo fatto, nei linguaggi ad alto livello si può scrivere direttamente software di gestione dei dispositivi, o meglio, si possono scrivere i programmi di gestione dei sistemi dispositivi utilizzando un linguaggio ad alto livello, ok? Proprio perché non c'è differenza tra accedere a una locazione di memoria oppure a un dispositivo, d'accordo? Quindi questo aumenta la flessibilità nel sviluppare dei software di controllo di dispositivi. Inoltre consente una protezione dei dati più agevole. Questo perché? Perché è sufficiente nascondere le aree di input-output allo spazio di indirizzamento dell'utente. Allora, questa cosa la vedrete meglio quando farete il corso dei sistemi operativi il prossimo semestre. I sistemi operativi hanno anche come compito quello di separare lo spazio di lavoro di un utente A dallo spazio di lavoro di un utente B. Non si vuole che un programma dell'utente A invada lo spazio di memorizzazione o acceda anche solo in lettura allo spazio di memorizzazione dell'utente B, d'accordo? E per far questo ci sono determinati meccanismi che vengono messi in atto. E questi meccanismi sono essenzialmente stati messi a punto principalmente sulle locazioni di memoria, quindi sull'area di memoria che è assegnata ad un utente. Siccome lo spazio di indirizzamento, nel caso memory mapped, è suddiviso fra memoria e dispositivi e non c'è una reale differenza dal punto di vista sintattico se non il range di indirizzi che sono assegnati alla memoria rispetto a quelli che sono assegnati ai dispositivi, allora gli stessi meccanismi che sono pronti per proteggere aree di memoria si possono applicare anche ai dispositivi. E quindi se un dispositivo lo vogliamo assegnare ad uso privilegiato all'utente A, proteggiamo l'area di indirizzamento di questo dispositivo rispetto ad altri utenti. Okay? Quindi diventa abbastanza agevole specificare questo tipo di protezione. Inoltre con la tecnica della memoria segmentata, che vedrete meglio sempre nel caso dei sistemi operativi, che è il modo in cui si gestisce l'allocazione di memoria ai vari programmi degli utenti, più aree di input-output possono mappare sul medesimo spazio di indirizzamento fisico. Quindi questo
di fatto significa che se avete più aree di input-output, queste possono essere fatte corrispondere sul medesimo spazio di indirizzamento fisico e quindi permettere anche, per esempio, la condivisione di dispositivi. Okay? Andiamo avanti. Quali sono invece gli svantaggi? Non si presta all'uso di cache. Perché secondo voi? Avete un'idea del perché interferisce con la cache? Ormai dovreste aver capito bene come funziona la cache. E quindi? Quindi diciamo sì che il dato rilevante è sempre e solo nella memoria del dispositivo, ok? Quindi non ha senso andare a, diciamo, quando leggete un dato da un dispositivo di input, portare quel dato in cache, perché il dato è in continua evoluzione. Pensate a una tastiera per cui il dispositivo di fatto è visto come uno stream, quindi come un flusso continuo di dati, che cambiano ogni volta. Magari si possono ripetere, nella tastiera le lettere si ripetono, però ogni lettera è diversa dall'altra, okay? Quindi sono istanze nuove di dato e quindi non ha senso andare a portare il dato in cache. Quindi di fatto occorre disabilitare selettivamente la cache, quindi in base a qual è l'indirizzo che è riferito dalla CPU, bisogna riconoscere se l'indirizzo cade nell'intervallo di indirizzamento della memoria e quindi c'è la, diciamo, la gestione standard con la cache, se invece cade nello spazio di indirizzamento dei dispositivi, allora bisogna che la cache non entri in gioco. Altrimenti si rischia di fare del lavoro inutile. Non è compatibile con architetture a bus multipli, perché? Cosa dite? Come? Esatto, quindi i dispositivi di input-output non possono rispondere a indirizzi emessi su bus non connessi. Okay? Siccome la RAM, abbiamo visto, deve essere connessa sulla bus di sistema e lo spazio di indirizzamento è condiviso, bisogna che anche i dispositivi siano sul bus di sistema, perché altrimenti si rischierebbe anche, diciamo, non, o si fa un'analisi a monte di qual è lo spazio di indirizzamento e quindi si distribuisce tramite un opportuno dispositivo la richiesta su bus secondari, ma dovete aggiungere del nuovo hardware, oppure tutti gli indirizzi emessi, oltre a passare sul bus di sistema, dovrebbero passare anche sui bus secondari, ma così si crea il traffico inutile, che è il motivo per cui invece si tengono bus separati. Okay? Quindi occorre filtrare gli indirizzi emessi dalla CPU e instradarli sul bus appropriato. Okay? Quindi se si vuole mantenere questo tipo di mapping, bisogna, e anche bus multipli, bisogna fare questo filtraggio. Okay? Quindi bisogna prevedere un filtraggio, è meglio a sorgente piuttosto che a destinazione. Però questo in parte disfa, diciamo, i vantaggi di avere questo tipo di indirizzamento omogeneo. Okay? Ok, allora invece la gestione interrupt-driven evita l'attesa da parte della CPU, perché appunto grazie al meccanismo di interruzioni che abbiamo già visto, avete capito, si riesce a evitare l'attesa attiva da parte della CPU che il dispositivo sia disponibile. Okay? Quindi di fatto non c'è più nessun controllo ripetuto dello stato del dispositivo da parte della CPU. La CPU
emette il tuo comando e poi passa a fare qualcos'altro. Okay? Quindi è il modulo di input-output che interrompe la CPU quando il dispositivo è pronto. Okay? Quindi andiamo a ricordare cosa succede in questo caso. Vi ricordate il nostro lucido con i tre diagrammi dei tre modi principali per gestire i dispositivi? Abbiamo visto quello a sinistra dove è la CPU che si fa carico di tutto il processo. Qui invece, grazie al meccanismo della, delle interruzioni, vedete che quando la CPU invia il comando al modulo di input-output passa a fare qualcos'altro. Okay? Solamente quando il dispositivo sarà pronto e quindi lo comunica al modulo di input-output, sarà il modulo di input-output a inviare una interruzione alla CPU. Okay? Sapete benissimo che la CPU può, se si trova in una situazione critica in cui non può interrompere subito le elaborazioni che sta facendo, perché vi ricordate le interruzioni possono anche essere mascherate, quindi appena l'interruzione può essere servita, la CPU passa di fatto a verificare la condizione del dispositivo, perché l'interruzione arriva quando lo stato del dispositivo è noto, ma questo stato a questo punto può essere o pronto, e notate che non c'è più lo stato non pronto, perché altrimenti non sarebbe arrivata l'interruzione, ok? Oppure ci può comunque essere una condizione di errore, quindi quella viene gestita poi come un'eccezione, come un errore che deve essere gestito. Vedete che poi tutto quello che succede più in giù è analogo a quello che succedeva nel caso della gestione programmata. Quindi un aspetto che spesso i vostri colleghi in passato trascuravano è che con la gestione delle interruzioni comunque è la CPU che si fa carico di raccogliere il dato e di andarlo a porre in memoria, oppure questo è un caso di lettura, se avete una scrittura è quindi una emissione in output, un dispositivo in output, è la CPU che preleva dalla memoria. Okay? Quindi la grande differenza rispetto alla gestione programmata è l'eliminazione della attesa attiva da parte della CPU che il dispositivo sia disponibile. Okay? Abbiamo già visto che questo implica in alcuni casi grossi guadagni dal punto di vista dell'efficienza del sistema. In altri casi, se l'attesa è troppo lunga, abbiamo visto, e la CPU si ritrova a dover mettere un altro comando verso lo stesso dispositivo, in quel caso necessariamente la CPU si deve mettere in attesa. Okay? Anche se quello che poi in effetti succede è che la CPU passa comunque a eseguire altri programmi se questi sono sospesi e quindi possono giovarsi del utilizzo della CPU. Va bene, entriamo un pochino più in dettaglio di quello che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi le operazioni base quali sono? La CPU rilascia il comando di lettura, il modulo di input-output ottiene i dati dalla periferica mentre la CPU svolge altro lavoro, il modulo di input-output interrompe la CPU richiede i dati al modulo di input-output, il modulo di input-output trasferisce i dati alla CPU e poi la CPU il dato tipicamente lo memorizza in memoria o lo elabora istantaneamente. Dal punto di vista di come si gestisce le interruzioni, qui vedete un diagramma di flusso dove si separa la gestione che è a carico dell'hardware dalla gestione che è a carico invece del software. Okay? Per cui vedete che tutta la parte che riguarda il controllo che la periferica o altro dispositivo abbia sollevato, il controllore di una periferica di un altro dispositivo hardware solleva un interrupt, quindi questo è gestito dal punto di vista dell'hardware, perché bisogna attivare il meccanismo delle interruzioni. Okay?
Il processore a questo punto è molto probabilmente nella fase di esecuzione di una istruzione, quando ha completato la fase di esecuzione dell'istruzione corrente, segnala, sempre se l'interrupt non è mascherato, quindi è abilitato, il ricevimento dell'interrupt. Okay? Quindi a questo punto cosa succede? C'è il famoso cambiamento di contesto, no? Perché la CPU deve passare a mandare in esecuzione la procedura che gestisce l'interruzione. Quindi cosa fa? Vi ricordate, sicuramente deve salvare nell'area di memoria riservata, che vi ricordate è una pila, per mantenere l'ordine di annidamento delle eventuali interruzioni, e abbiamo detto che questa struttura dati si trova tipicamente nell'area riservata al sistema operativo, quindi non può essere acceduta da utenti normali, pone le informazioni minime che servono per salvare il contesto. Queste sono il contenuto del program counter, bisogna sapere qual è la prossima istruzione che sarebbe stata eseguita se non ci fosse stata l'interruzione, e poi anche la PSW è il Program Status Word, quindi è una serie di informazioni legate a come, diciamo, qual è stato l'esito dell'esecuzione dell'istruzione corrente che è appena terminata, e altre informazioni che sono necessarie eventualmente poi per l'istruzione che successivamente deve andare in esecuzione. Vedremo che di fatto questa word, questa parola, è una parola che colleziona bit di stato. Okay? Quando parleremo poi della CPU e dei registri a uso generale o speciale, sia il program counter che la PSW sono registri ad uso specializzato, quindi il program counter mantiene l'indirizzo della successiva istruzione che doveva essere eseguita, la PSW l'esito dell'esecuzione dell'istruzione precedente che è eventualmente necessario per proseguire con l'istruzione successiva. E quindi a questo punto cosa succede? Bisogna caricare all'interno del program counter l'indirizzo della prima istruzione della procedura che gestisce l'interruzione. Okay? Tutto questo viene gestito a livello hardware. Nel momento in cui è caricato all'interno del program counter l'indirizzo della prima istruzione della procedura che gestisce quel particolare tipo di interrupt, si passa all'esecuzione della procedura che quindi entra nel reame della gestione software, e come prima diciamo, operazione che la procedura deve fare è il salvataggio appunto delle informazioni diciamo, restanti del processo, che devono comunque essere salvate per permettere di portare avanti l'esecuzione quando sarà finita la gestione della interruzione. Okay? Quindi di hardware si salvano le informazioni strettamente necessarie, che sono quelle relative al program counter e al program status word. Poi la procedura che gestisce l'interrupt salva altre informazioni in un'area di memoria che probabilmente è sempre all'interno della pila, o a scelta potrebbe anche utilizzare delle altre aree di memoria, che però poi sa diciamo, dove ha salvato queste informazioni, perché quando ha finito la propria esecuzione, prima di terminare, ripristina queste informazioni, in modo che poi il contesto possa tornare l'esecuzione possa tornare al programma che era stato interrotto con un ripristino del contenuto del program counter e della PSW. Okay? Quindi, una volta che queste informazioni sono state salvate, si passa alla gestione
dell'interrupt vero e proprio, poi vedete cioè quando la gestione dell'interrupt è conclusa, si passa al ripristino delle informazioni di stato del processo e infine al ripristino di contenuti del program count e del program status word che erano stati salvati durante questa fase. Okay? Quindi dal punto di vista della CPU, quello che succede è che la CPU, ad esempio, rilascia un comando di lettura, qui stiamo sempre facendo l'esempio di una lettura, esegue altro lavoro, controlla se c'è l'interruzione alla fine di ogni ciclo di istruzione, ma questo l'abbiamo visto è statutario all'interno del ciclo fetch execute che abbiamo visto finora, che abbiamo detto è quasi completo, manca ancora un pezzettino di cui parleremo quando poi parleremo dei modi di indirizzamento. Okay? Quindi ciclo fetch execute concatenamento delle interruzioni, se l'interruzione è presente e non mascherata, salva il contesto, quindi program counter e registri, va a gestire l'interruzione, quindi c'è l'interruzione, scusate, il processo corrente e l'elaborazione dell'interrupt, che significa appunto che si manda l'interruzione della procedura che gestisce quel particolare interrupt, quindi lettura dei dati dal modulo di input-output, in questo caso specifico, e una volta che i dati sono stati letti, scrittura all'interno della memoria. Ovviamente questo avviene una parola alla volta, okay? Perché la CPU appunto non ha al suo interno spazio di memorizzazione se non quelli, dati dai registri che però sono utilizzati con scopo specifico. Quindi una volta che è stata letta una parola, questa deve essere poi memorizzata in memoria. Okay? Allora andiamo a vedere dal punto di vista un pochino più schematico cosa di fatto succede. Vedete che qui abbiamo la rappresentazione della memoria centrale, come sequenza di locazioni di memoria. Abbiamo detto che la pila di sistema si trova tipicamente nell'area iniziale della memoria, che è l'area di memoria assegnata al sistema operativo e che usa solo il sistema operativo per tutte le sue strutture dati che gli servono per la gestione efficiente ed efficace e sicura di tutto il sistema. Okay? Quindi, in particolare vedete che supponete che nel momento in cui arrivi l'interruzione la prima locazione libera della pila sia questa qui, allora infatti vedete che c'è tipicamente all'interno della CPU un registro specializzato il cui contenuto è la locazione di memoria che punta alla prima locazione libera, quindi la cima della pila. Okay? In questo caso vedete è T, quindi bisogna servire l'interruzione, quello che si fa, vedete, si va a salvare il contenuto dei registri generici all'interno della pila e in cima alla pila si va a salvare anche il contenuto del program counter. Okay? Quindi se tutte queste informazioni sono m parole o m byte, a seconda di qual è, m parole, perché la parola può anche essere di un byte, allora vedete che il nuovo valore che sarà assegnato al puntatore, alla pila, sarà T-M, che è la prima locazione libera. Il contenuto del program counter diventerà questo Y, che è l'indirizzo della prima istruzione della routine, quindi la procedura di servizio dell'interrupt. Okay? Quindi in questo modo andrà in esecuzione questa routine. Okay? Quando questa routine termina, questa procedura termina, l'indirizzo di ritorno è Y più L, quindi scusate, quindi L è il numero di istruzioni che avete. Qui trovate il ritorno, quindi significa che quando avete
a questo punto il torno della routine. In effetti qui y più l dovrebbe essere y più l più 1, perché il program counter punta all'istruzione successiva, quella di ritorno. Si ritorna a ripristinare quanto era stato salvato precedentemente all'inizio della esecuzione della routine di gestione dell'interrupt. Quindi quello che succede è che si va a ripristinare il contenuto del program counter dalla memoria, quindi dalla cima della memoria lo si porta all'interno del program counter. Le seguenti parole vengono a essere riportate all'interno dei registri generici, e vedete che sì, lo stack pointer a questo punto viene aggiornato di nuovo a T, e quindi la prossima istruzione che sarà eseguita sarà l'istruzione N più 1. Okay? Quando era stato interrotto il programma quando aveva terminato l'esecuzione dell'istruzione di indirizzo N. Infatti vedete qui il program counter aveva come contenuto N più 1. Okay? Quindi in questo modo si gestisce il ripristino della informazione che era stata appunto memorizzata all'interno della pila, in modo da permettere poi la ripresa dell'esecuzione del programma che era stato sospeso. Avete qualche domanda a questo punto? Ok, quindi sì, domanda? Sì? Sistema hardware. No, dunque, l'interrupt è emesso dal modulo di input-output e va a influenzare la parte finale del ciclo di fetch execute. Okay? Quindi l'interruzione riguarda la CPU, non la cache. La cache è semplicemente la, diciamo, punta della nostra piramide di memorizzazione a cui la cache si rivolge per avere informazioni. Okay? Fisicamente c'è una connessione che diciamo, permette la trasmissione del segnale dal modulo di input-output alla CPU e va a influenzare poi un insieme di bit dove sarà associato ad ogni tipo di interruzione un particolare bit. Okay? Infatti, quando mascheri alcune interruzioni, vai a agire attraverso un registro dove hai un bit corrispondente per ogni tipo di interruzione e attraverso il famoso ormai XOR, operazione XOR, si va diciamo, modificare lo stato delle interruzioni, per cui le interruzioni che sono non abilitate risultano essere a zero quando in effetti non lo sono. Poi, quando diciamo, si vogliono rimuovere i mascheramenti, si cambia la maschera delle interruzioni. Allora, finora abbiamo visto gestione programmata dei dispositivi con interruzione, che abbiamo capito, mi raccomando, ricordatevi che influenza solamente l'attesa attiva della CPU. Poi comunque è la CPU che si deve far carico di trasferire dati ricevuti dalla periferica alla memoria o viceversa prelevarli dalla memoria e inviarli al dispositivo. Okay? Quindi rimane ancora un coinvolgimento molto pesante della CPU nel trasferimento dei dati. Okay? Di nuovo, questa è un'attività che non è qualificante rispetto alla velocità della CPU e rispetto al tipo di operazioni che la CPU può eseguire, d'accordo? Perché semplicemente ricevere un dato e memorizzarlo nella memoria o prelevarlo dalla memoria per spedirlo ad un modulo di input-output non sfrutta cosa? L'ALU, che è la componente principale di trasformazione e elaborazione dei dati. Okay? E comunque,
questo trasferimento di dati con la memoria cosa porta? Porta un rallentamento, secondo voi, dell'attività della CPU oppure no? Perché? Come? Devo usare il bus può essere occupato e così via, ok? Quindi sicuramente se si riuscisse a liberare la CPU da questo onere, le prestazioni del sistema potrebbero aumentare di molto. E questo è ottenuto attraverso l'introduzione di un hardware apposito che si preoccupa esclusivamente di essenzialmente gestire questo trasferimento dei dati. Okay? Questa componente è una componente hardware che si chiama Direct Memory Access, quindi accesso diretto alla memoria. Perché si chiama così? Perché non è più richiesto il coinvolgimento della CPU. Okay? La CPU interviene solamente all'inizio, come quando il boss, abbiamo detto, dà delle indicazioni al proprio assistente personale per eseguire un certo lavoro, ok? Quindi gli dice cosa fare, con che modalità, e poi lascia all'assistente personale l'autonomia di realizzare quel tipo di compito, ok? Quindi abbiamo detto, sia nella gestione programmata dell'input-output che quella che utilizza le interruzioni, abbiamo l'intervento attivo della CPU per lo spostamento dei dati. Quindi il tasso però di trasferimento dei dati è limitato e la CPU impegnata in queste operazioni non può svolgere altre attività per lei più specifiche, come appunto operazioni aritmetico-logiche. Okay? Il DMA riduce l'intervento della CPU al minimo necessario, quindi la CPU dà le indicazioni generali, ovviamente di dettaglio, nel senso che dà gli estremi per poter eseguire il trasferimento dei dati, e poi è il DMA che si occupa di realizzare questo trasferimento. Nel nostro schema generale, dove abbiamo diciamo i flussi dei tre modi di gestire le interruzioni, vedete che effettivamente la CPU a questo punto deve fare veramente il minimo indispensabile. Quindi vedete che la CPU di fatto invia l'istruzione, diciamo i dati e il comando da eseguire il dispositivo al DMA e poi passa a fare qualcos'altro. Allora, una cosa che dovete tenere bene a mente è che quando bisogna trasferire dati in input-output difficilmente è coinvolta una singola parola, ma sono coinvolte più parole, ok? Quindi sia con la gestione programmata che con l'interrupt, la CPU vedete che va a eseguire tutte queste attività per ogni parola che deve essere trasferita. Infatti in fondo vedete che c'è questa condizione fatto, cioè sono state trasferite tutte le parole che sono coinvolte nell'input-output. Quindi di fatto tutti tutte queste attività vengono ripetute per n volte, dove n è il numero di parole che devono essere trasferite. Okay? Invece con l'aiuto del DMA, la CPU istruisce il DMA una volta per tutte su qual è l'insieme di parole che devono essere trasferite e poi passa a fare qualcos'altro. Solo quando tutte le parole che devono essere trasferite sono state trasferite, viene generato un interrupt e quindi a questo punto la CPU può capire dallo stato del DMA se questo trasferimento è andato a buon fine oppure no e quindi proseguire di conseguenza. Quindi se non è andato a buon fine deve andare a eseguire il codice che gestisce il motivo per cui non è andato a buon fine il trasferimento, altrimenti può proseguire con le istruzioni successive. Okay? Quindi mentre nel caso di gestione programmata la CPU è direttamente coinvolta parola per parola nel trasferimento, nel caso dell'interrupt deve gestire singole parole
trasferimento di singole parole, però almeno si evita la presa attiva del dispositivo per ogni singolo trasferimento. Nel caso della gestione con DMA, la CPU istruisce il DMA su cosa deve fare e riceve un unico interrupt quando il DMA ha finito o ha rilevato un qualche stato di anomalia. Okay? Quindi, certo, il DMA fa solo il suo lavoro, che è quello di trasferire i dati, d'accordo? Vedremo poi che in effetti il concetto di DMA può essere portato all'estremo fino a diventare lui stesso un processore di input-output, quindi specializzato nella esecuzione di programmi di gestione dell'input-output. Quindi in quel caso nel vostro sistema, oltre ad avere la CPU che ha la sua ALU, avrà la pipeline e così via, c'è anche una CPU che si preoccupa solamente della gestione dell'input-output. Okay. DMA è un componente hardware. Hardware, ripeto, DMA è un componente hardware. Okay. Scusa, come? I nostri computer cellulari utilizzano la tecnica di interrupt. Molto probabilmente ti hai già la CPU che si occupa dell'input output più che di DMA. Okay. Dipende da qual è il grado di evoluzione del chip, però ormai con la possibilità di integrare molti transistor all'interno dello stesso chip, si cerca di portare all'interno del chip tutto quello che è necessario e che permette di avere prestazioni performanti. Okay. Quindi probabilmente c'è già la CPU che si preoccupa della gestione dell'input output. Andiamo a vedere quindi le funzioni del DMA. È un modulo hardware addizionale connesso al bus. Ok? Il controllore DMA sostituisce di fatto la CPU per la maggior parte delle attività di input-output, perché gestisce tutti i trasferimenti di tutte le parole che sono coinvolte nell'operazione di input-output. Allora, vediamo come è fatto internamente un tipico modulo DMA. Vedete che c'è il data count, che è un registro che conta quanti dati sono stati trasferiti. Questo perché? Perché, ripeto, un'operazione di input-output tipicamente coinvolge più parole. Quindi quel registro che vedete in cima, che si chiama data count, serve proprio per sapere fino a un determinato istante quante sono le parole che sono state già trasferite. Okay? Poi data register serve per memorizzare la specifica parola coinvolta nel trasferimento corrente, ok? E poi ovviamente ha bisogno di un registro indirizzi che serve per sapere dove andare a memorizzare o a prelevare il dato, ok? Poi vedete che c'è tutta la parte in basso di logica di controllo. Quindi in particolare il segnale di richiesta DMA che serve per interagire attraverso il bus di sistema con la CPU, con la CPU e con il modulo di input-output. Poi abbiamo anche un segnale di acknowledgement, che significa che il DMA diciamo, dà una sorta di ricevuta di ritorno che l'operazione che è stata richiesta è stata effettivamente eseguita. Poi l'interrupt, che serve per avvisare la CPU quando ha terminato di eseguire la propria operazione complessiva. E poi ovviamente vedete che ci sono i segnali in ingresso di read e write, che appunto servono per sapere se il DMA deve eseguire una lettura oppure una scrittura. Quindi andiamo a vedere quali sono le operazioni di DMA. Quindi abbiamo detto che la CPU comunica al controllore di DMA quali informazioni, quelle che sono strettamente necessarie per permettere al DMA in autonomia di effettuare il trasferimento. Okay? Quindi se l'operazione è un'operazione di lettura o scrittura, e abbiamo visto le linee in ingresso read-write, l'indirizzo del dispositivo, che può essere specificato in maniera
separata oppure attraverso quello che abbiamo visto, il metodo memory mapped, l'indirizzo iniziale in memoria del blocco di dati coinvolto nell'operazione, quindi l'insieme delle parole contigue che devono essere trasferite in input o in output, quindi da dove leggere o dove scrivere i dati. Quindi se è un'operazione di output, quindi ci si rivolge verso un dispositivo di output, bisogna leggere a partire da quell'indirizzo un certo numero di parole da mandare al dispositivo di output. Se invece è il dispositivo di input, la DMA sa qual è l'indirizzo iniziale dove deve andare a memorizzare tutte le parole che riceverà dal dispositivo di input. E anche ovviamente la quantità di dati da trasferire, il motivo per cui serve quel famoso data count register, il registro di data count. Quindi una volta che la CPU ha comunicato al controllore queste informazioni e ha ricevuto dal DMA diciamo il feedback che l'operazione è iniziata, la CPU prosegue, cioè è iniziata, diciamo che comunica queste informazioni e poi prosegue seguendo altre attività. Poi abbiamo visto che il DMA, quando ha finito o se è impossibilitato nel completare l'operazione, invia una interruzione alla CPU, la CPU leggerà lo stato del DMA e capirà se il DMA ha portato a compimento positivo il trasferimento oppure se c'è stato qualche evento che ha impedito che questo accadesse. Quindi il controllore di DMA si occupa del trasferimento dei dati collocando direttamente con la memoria centrale, ovviamente anche col modulo di input-output. Okay? Quando ha terminato il proprio compito, il controllore DMA invia un interrupt al CPU dando l'esito positivo oppure invece esito non positivo perché per qualche motivo il trasferimento non ha avuto successo. Okay? Va bene, allora facciamo la pausa adesso e poi vedremo anche qualche dettaglio in più sul trasferimento dei dati da parte del DMA. Quindi abbiamo visto che il trasferimento dei dati a questo punto è il business del DMA. Facciamo qualche considerazione sul DMA, okay? O meglio su questo trasferimento dei dati. Allora, come avviene? Perché a questo punto voi al vostro bus di sistema, o vedremo poi come si può connettere il DMA all'interno del sistema, avete un ulteriore modulo connesso al bus di sistema. Quindi va in competizione con gli altri moduli che sono connessi al sistema, in particolare con la CPU. Ok? Quindi bisogna capire come l'attività del DMA si può inserire all'interno dell'elaborazione e quindi dell'integrazione fra le varie componenti, perché la CPU a questo punto è libera di fare altre robe, e però vuole comunque accedere alla memoria, no? Perché sta eseguendo altre istruzioni e ci può essere necessità di interagire con la memoria o con altri dispositivi, quindi con altri moduli di input-output, quindi vuole utilizzare il bus. Abbiamo capito che l'utilizzo del bus è un collo di bottiglia, proprio perché essendoci più dispositivi, nel momento in cui la CPU magari vuole accedere al bus, può trovarlo occupato. Adesso abbiamo aggiunto un ulteriore modulo e quindi la probabilità che lo trovi occupato cresce. Okay? Quindi da una parte abbiamo guadagnato, dall'altra scusate, abbiamo aggiunto un ulteriore elemento di traffico sul bus. Quindi sono stati studiati due modi diversi di accesso del DMA al bus. Quindi
una modalità che è chiamata cycle stealing, quindi ruba un ciclo di bus, è quella di permettere al DMA di trasferire una parola alla volta da o verso la memoria. Okay? Quindi abbiamo visto che sono più parole quelle che tipicamente sono coinvolte in un'operazione di input-output. Con questa modalità al DMA si permette di effettuare solo il trasferimento di una parola alla volta. Qual è l'idea? L'idea è che in questo modo si dà la possibilità di mantenere il bus il più libero possibile, perché si fa un piccolo trasferimento ogni volta. Quindi una parola alla volta, sottraendo di tanto in tanto alla CPU il controllo sul canale. Ovviamente questo però rallenta poi il trasferimento dei dati, d'accordo? Invece un'altra filosofia è quella di dire: no, è meglio che io faccio fare tutto il lavoro in una sola volta al DMA e quindi mi permetto di effettuare un trasferimento di un blocco di dati. Okay? Quindi il DMA, in questo caso si chiama Burst Mode, prende possesso del canale di comunicazione per una serie di trasferimenti. Okay? Burst perché è come se fosse una fiammata in cui diciamo, si scarica di quel blocco di dati e poi restituisce l'utilizzo del bus agli altri moduli. Okay? Allora, la CPU è bloccata in entrambi i casi. State attenti a non confondere questo blocco con quello che succede quando avviene un'interruzione, ok? Quindi è bloccata semplicemente perché fa richiesta di utilizzo del bus, ma il bus non è disponibile. In quel caso la CPU non può andare avanti perché ha necessità di effettuare diciamo, trasferimento dati in ingresso o in uscita utilizzando il bus, ok? Quindi in entrambi i casi la CPU è bloccata, ma il burst mode è più efficace perché l'acquisizione del canale è onerosa. Okay? Bisogna prima verificare se il canale è libero oppure no, poi c'è l'arbitro che può decidere in caso di conflitto di richiesta di bus per un dispositivo oppure per un altro, e quindi andare a utilizzare il cycle stealing crea un maggiore overhead di accesso al canale. Okay? Quindi nel caso del cycle stealing, il controllore DMA prende possesso del bus per un solo ciclo di bus, trasferisce una sola parola di dati e non dovete pensare che questa sia una interruzione. Okay? Quindi non è una interruzione, perché la CPU non cambia contesto. La CPU rimane, se in quel momento voleva anche lei accedere al bus, semplicemente sospesa proprio nel momento prima che acceda al bus, perché non riesce a ottenere la disponibilità del bus. Ad esempio prima del caricamento di un dato o di un operando o di una scrittura. Okay? Quindi rallenta la CPU, ma non così tanto come nel caso in cui sia la stessa CPU ad occuparsi del trasferimento dei dati. Quindi diciamo che si ha questo problema, però il vantaggio che si ottiene nel scaricare sul DMA l'onere di effettuare il trasferimento è maggiore rispetto allo svantaggio che la CPU ha nel trovare il bus più occupato. Okay? Quindi di fatto qui vedete una rappresentazione grafica di quello che potrebbe succedere man mano che la CPU procede con la sua esecuzione. Quindi di fatto quello che può succedere è che nel momento in cui la CPU ha bisogno di accedere alla memoria, e quando ne ha bisogno? Quando effettua il fetch di una istruzione, quando effettua il fetch di un operando, quando deve scrivere un risultato in memoria. Okay? Quindi vedete che in tutti questi punti, quindi all'inizio della fase di fetch, all'inizio del fetch di operando, quindi fetch dell'istruzione, all'inizio del fetch di un operando, all'inizio della scrittura di un risultato, ha bisogno di accedere alla memoria. Okay? Quindi di fatto
Questi sono tutti i punti potenziali dove potrebbe trovare il bus occupato a causa del DMA. Quindi vengono detti DMA breakpoints, quindi punti in cui la CPU può rimanere un attimo in sospeso aspettando che il bus sia utilizzato per un solo ciclo dal DMA per il suo trasferimento. Poi il DMA rilascia il bus e quindi la CPU può proseguire con la propria fase. Invece il punto di breakpoint per l'interruzione avviene solamente alla fine dell'esecuzione di un'istruzione. E se c'è un'istruzione pendente, non mascherata, si passa a servirla, ma si passa a servirla significa poi andare a cambiare il contesto con tutto quello che comporta, l'abbiamo visto prima, e questo porta sicuramente a un rallentamento della esecuzione da parte della CPU, perché si deve, attraverso il meccanismo del hardware e quello software, si deve occupare poi della gestione del tutto. Okay? Va bene, quindi andiamo a vedere anche in che modo questo nuovo dispositivo hardware viene ad essere connesso ai bus del nostro elaboratore. Perché abbiamo visto che tipicamente, nel caso più semplice, c'è un unico bus di sistema a cui tutti si collegano, oppure ci sono anche più bus che possono essere coinvolti nell'operazione. Okay? Quindi parliamo di configurazioni di DMA. Allora, il caso più semplice è il caso di un bus singolo dove il controllore DMA è cosiddetto isolato. Okay? Quindi di fatto cosa succede? Che il DMA è connesso nello stesso bus dove è connessa la CPU, il processore, i vari moduli di input-output e la memoria. Okay? Allora, ogni trasferimento di dato occupa il bus per quante volte? 2. Ok? Quindi ogni trasferimento usa il bus 2 volte. Dall'input output, dal modulo di input output al DMA, passa il dato, e poi dal DMA alla memoria. Questo è il caso di dispositivo di input o output. Input, perché dal modulo di input output arriva il dato, lo passa al DMA, il DMA lo scrive in memoria. In caso di operazione di output, il DMA preleva il dato dalla memoria e lo invia successivamente al modulo di input output. Per cui vedete che in questa configurazione ogni trasferimento di parola occupa il bus per 2 volte. Okay? Notate che questo però succedeva anche senza il DMA, perché invece di andare verso il DMA si andava verso la CPU, okay? Quindi non è cambiato da quel punto di vista. Quindi la CPU perde il possesso del bus potenzialmente per 2 volte, perché tutte le volte che si va a fare questo trasferimento, per 2 cicli di clock, se parliamo di singolo parola, il bus è occupato per il trasferimento o dal modulo input output verso il DMA o dal DMA verso la memoria e viceversa. Okay? Quindi per 2 volte la CPU rischia di trovare il bus occupato. Invece in quest'altra configurazione vedete che abbiamo un bus di nuovo singolo, ma a questo punto cerchiamo di minimizzare l'occupazione del bus. In che modo? Collegando il DMA direttamente ai moduli di input-output. In questo modo si evita di dover utilizzare il bus di sistema. Okay? E questo è molto ragionevole perché tanto il modulo di input-output a questo punto dialoga solo con il DMA, non ha bisogno di dialogare con la CPU, non ha bisogno di dialogare con la memoria, e quindi una soluzione in cui vedete che il DMA è connesso a un singolo modulo di input output, oppure anche a più moduli
di input-output, quindi si parla di integrazione fra DMA e modulo di input-output, permette di ridurre il traffico sul bus. Quindi singolo bus, controllore DMA integrato con l'input-output. Quindi questo permette, tra l'altro, al DMA eventualmente di controllare anche più moduli, e ogni trasferimento in questo caso usa il bus una sola volta, perché il, diciamo, scambio di dati tra il modulo di input-output e DMA avviene tramite dei link privati, come se fossero delle strade private, okay? Ad uso specifico per questo tipo di trasferimento. Quindi si ha l'utilizzo del bus una sola volta da DMA a memoria, quindi la CPU perde il controllo del bus una sola volta. Okay? In effetti, però, qual è una configurazione più ragionevole? Quella in cui abbiamo i bus che sono dedicati per i moduli di input-output. Abbiamo visto che ce ne può essere anche più di uno, no? Vi ricordate il bus per i dispositivi più veloci, il bus per i dispositivi più lenti, in modo da evitare che si creino ostacoli fra dispositivi a velocità diversa. Quindi l'idea, che forse è quella più diciamo, conforme a una gestione ordinata e generale dei dispositivi, è quella di avere il bus di sistema che vede connesso solo il processore DMA e memoria, e il DMA poi è connesso a un bus dedicato ai dispositivi di input-output, dove si possono connettere tutti i vari moduli di input-output. Quindi se io voglio poi aggiungere un nuovo modulo di input-output, lo aggiungo al bus di input-output. Quindi ho un bus di input-output separato, il DMA necessita di una sola interfaccia di input-output, perché semplicemente si connette a questo punto al bus di input-output, e ogni trasferimento usa il bus di sistema una sola volta, quindi da DMA a memoria. Quindi la CPU perde il controllo del bus una sola volta. Okay? Quindi in questa configurazione si riesce a combinare la flessibilità di utilizzo di un bus specifico per l'input-output con la riduzione dell'occupazione del bus di sistema. Okay. Va bene, quindi vi ho già domanda. Se il DMA va a scrivere in memoria dei dati che sono contenuti anche nella cache del processore. Dunque, lì hai di nuovo un problema che abbiamo già trattato, perché è l'equivalente del caso in cui hai, per esempio, più processori che vanno a utilizzare la stessa memoria. Quindi quello lì è un problema che trovi comunemente. Quindi puoi utilizzare una delle soluzioni che avevamo messo diciamo, in campo quando abbiamo parlato di quel problema. È essenzialmente un problema appunto di, lo vedrete, questi sono problemi di cosiddetta concorrenza, e quindi quando vedrete nel corso dei sistemi operativi vedrete quali sono in modo specifico questi particolari problemi, come gestirli in modo da essere sicuri che l'elaborazione abbia l'esito desiderato e non diciamo, un esito diverso da quello previsto. Okay? Okay? La memoria centrale al bus di input-output? Però sai che la memoria non deve subire ritardi. Quando la cache vuole accedere alla memoria, lo deve fare nel, diciamo, più stretto tempo possibile. La memoria collegata al... No, perché quale motivo ci sarebbe per collegare la memoria al bus di input-output se la memoria interagisce solo col DMA e con il processore? Ma la memoria non è un dispositivo attivo.
Allora, forse quello che te vuoi dire è quello che succede poi con l'evoluzione dell'input-output. Cioè, finora abbiamo visto che di fatto il programma che gestisce l'input-output risiede nella memoria, dove risiedono i programmi che sono i programmi utente che vengono a essere eseguiti dalla CPU. Ok? Il DMA non fa altro che scaricare la CPU dall'onere di effettuare il trasferimento, diciamo, fisico dei dati, però il programma che gestisce l'input-output è comunque caricato all'interno della memoria, okay? Dove risiedono anche i programmi utente. Allora, si può pensare a una evoluzione fino ad avere un vero e proprio processore dedicato per l'esecuzione dei programmi di input-output. Okay? Quindi, se si vuole aumentare l'efficienza, quello che si fa è andare a considerare un processore che diciamo, è in grado di gestire in autonomia tutte le procedure di esecuzione delle. Tutte le procedure di input-output. Okay? Per cui a questo punto la CPU, diciamo, quando deve effettuare un'operazione di input-output, delega il processore di input-output a eseguire tutte le operazioni, a eseguire tutte le diciamo, attività che servono per effettuare l'input-output. Quindi, parliamo di canali di input-output o anche appunto arrivare a processori di input-output. In questo caso, nel caso di canale, vedete che ci sono effettivamente quello che serve al momento dell'inizio di un'attività di input-output, bisogna selezionare qual è diciamo, il canale dati e indirizzo che diciamo, è coinvolto nell'operazione di input-output e diciamo, attraverso un selettore di canale si va ad accedere al modulo di input-output opportuno e questo interagirà, però vedete nel primo caso attraverso un selettore, quindi selezionando un singolo canale alla volta con la memoria per il trasferimento dei dati. In quest'altra configurazione vedete che si riesce a gestire invece in parallelo più canali di input-output. Quindi nel caso del selettore si va a selezionare un solo dispositivo, un modulo, non dispositivo, perché qui vedete il modulo di input-output che può essere connesso a un solo dispositivo o anche più dispositivi. Okay? Quindi però l'operazione di input-output coinvolgerà ogni volta un dispositivo. Invece si può arrivare fino a una situazione in cui è possibile gestire in parallelo più canali, quindi attraverso questo multiplexer. Quindi le varie operazioni nei vari dispositivi possono essere eseguite in parallelo e poi in funzione di qual è il dispositivo che è pronto per trasferire un dato, si va a switchare il canale e lo si connette quindi direttamente alla memoria. Quindi quello che succede è che l'evoluzione, se volete, del DMA è quella di portare il DMA a diventare un processore in grado di eseguire lui stesso tutte le diciamo, attività che riguardano l'input-output e anche avere più canali di diciamo, input-output. Quindi, se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'hard disk, vi ricordate c'erano i tempi di attesa del canale, si riferisce proprio a questo tipo di situazioni. Okay? Quindi l'hard disk è un dispositivo esterno, quindi sarà attestato su un modulo di input output che può essere
diciamo, gestito o in questo modo attraverso un selettore oppure in quest'altro attraverso un multiplexer, per cui si possono creare situazioni in cui più dispositivi, quindi più canali possono essere pronti per essere diciamo, utilizzati, bisogna fare una scelta per cui qualche canale può rimanere momentaneamente in attesa di poter poi essere diciamo, utilizzato. Okay? Va bene, quindi con questo abbiamo visto una panoramica molto ad alto livello di qual è stata l'evoluzione di fatto temporale di gestione dell'input-output, perché nelle primi calcolatori si utilizzava una gestione programmata dei dispositivi, che adesso è diciamo, sempre meno frequente se non in processori ad hoc molto piccoli, embedded specializzati, ma anche per quelli è molto difficile trovare una soluzione di quel tipo. Grazie all'introduzione del sistema delle interruzioni si è ridotto, si è trasformata l'attesa attiva della CPU in attesa passiva, nel senso che la CPU, una volta che ha inviato il suo comando di input-output, si sospende, passa a eseguire qualcos'altro in attesa che arrivi l'interruzione. Però abbiamo visto che con quella gestione comunque la CPU si dovrà far carico del trasferimento dei dati, quindi l'inserimento di un nuovo componente hardware DMA permette di scaricare la CPU da quel tipo di attività e diciamo, l'evoluzione del DMA ha portato addirittura a rendere il DMA lui stesso in grado di eseguire delle istruzioni di input-output, quindi è diventato un processore di input-output in grado di eseguire in autonomia i programmi di gestione dell'input-output, quindi di fatto aumentando la potenza dell'elaboratore dal punto di vista della gestione dell'input-output, e abbiamo visto anche con la possibilità di avere una gestione parallela o meglio concorrente di più dispositivi, quindi aumentando l'efficienza globale del sistema. Avete domande su questo? Va bene, allora per quanto riguarda il compitino la teoria finisce qui, ok? Quindi nel compitino del 21 le domande riguarderanno tutto quello che abbiamo visto fino a questo punto, ok? Va bene? Allora, adesso è rimasto un quarto d'ora, possiamo fare, se volete, un esercizio sulla cache, è troppo poco tempo, che dite? Sarà per il secondo, sì. Allora, vi siete dimenticati gli esercizi sulla cache? Allora facciamo, visto che il tempo non è molto, io proporrei di fare una sorta di ricevimento collettivo su questo tipo di esercizi, ok? O meglio, dov'è che trovate, perché ormai qualche esercizio di questo tipo l'abbiamo fatto, dov'è che trovate difficoltà nel risolvere questo tipo di esercizi? Alzate la mano. Come scriverlo? Allora, lì diciamo che in ultima analisi quello che a me interessa è che voi svolgiate l'esercizio in maniera corretta, il modo in cui comunicate la soluzione ve la lascio libera, però deve essere comprensibile, ok? E deve contenere tutti gli elementi di interesse. Nel compito di esempio che vi ho dato avete visto che c'è quello schema, ok? Siete liberi di utilizzarlo oppure di spiegare come non lo utilizzate, ok? Però quello che a me interessa è che diate tutti gli elementi che sono da me richiesti, quindi se l'esercizio, come in questo caso, dice
si mostri come sia il contenuto della cache che il contenuto della memoria cambia, dovete mostrare come questo cambia, ok? Quindi se mi fate un disegno, se me lo scrivete a parole, se mi fate proprio un testo scritto in cui dite il primo indirizzo, se è un MIS, lo potete fare. Quindi quello che a me interessa è che voi diate la soluzione al problema, la forma con cui date la soluzione non mi interessa. Quello che io ho cercato di fare dandovi quello schema è facilitarvi la scrittura della soluzione secondo uno standard che io posso comprendere velocemente. Quindi se voi volete usate quello standard e quindi secondo me se trovate un modo abbastanza sintetico e preciso, secondo me quello è un modo sintetico, siete anche più veloci poi nel scrivere la soluzione e quindi rispondere all'esercizio. Però siete liberi di usare qualunque altra forma, l'importante è che spiegate bene qual è il vostro standard in sostanza, ok? Potete anche scrivere il risultato a parole, un testo in cui dite il primo indirizzo è un MIS, perché è un MIS mi spiegate, qual è il contenuto, quindi mi scriverete viene portato sulla linea 0 del set 1 la parola e mi scrivete la parola, ok? Però, scusa, mi dovete dare tutte le informazioni, quindi il tag lo dovete riportare per ogni linea, ok? Perché serve per capire se poi c'è un miss o un hit. Se c'è la politica write back, mi dovete dire quando una linea è sporca, ok? Ugualmente dovete specificare bene cos'è che viene a essere modificato nella memoria principale. Quando c'è una scrittura write to si modifica solamente la parola, quando c'è una politica write back e bisogna rimuovere dalla linea di cache un blocco che è sporco, bisogna scrivere tutto il blocco in memoria principale, ok? Quindi non solo la parola che è stata modificata dall'esercizio, perché il dirty bit è uno che indica semplicemente che da qualche parte all'interno del blocco c'è stata una modifica. Quindi quando quel blocco deve essere portato in memoria lo si deve riscrivere per intero. C'era un... Allora, vediamo degli esercizi dove ci sono poi anche le soluzioni e tutto quello che vediamo in aula sarà poi postato sul sito. Però forse qualcuno di voi mi aveva detto che mancavano le soluzioni dei codici di correzione, allora cerco di ricordarmelo e di metterlo appena vado in ufficio. C'è altre domande? Ragazzi, per cortesia, altrimenti non sento la domanda. Non abbiamo la write allocate in questo caso, quando non è specificato. Nell'esercizio precedente c'era scritto write allocate. In questo caso non c'è, dite voi, se c'è scritto però mi raccomando state attenti che la write allocate ha senso solamente se avete un miss in scrittura. Se avete un hit in scrittura, il blocco è già in cache, quindi non dovete allocare niente, ok? Mentre se c'è un miss, porti il blocco dalla memoria in cache e poi effettui la modifica. Quindi bisogna che sia evidente che succede questa cosa, ok? Se non c'è scritto nulla, decidete voi se adottare la politica write allocate oppure no. Però lo dovete specificare, ok? Oh, queste sono tutte domande su come scrivere la soluzione, ma siete sicuri di sapere come arrivare alla soluzione? Dov'è la difficoltà che avete trovato quando avete visto questo tipo di esercizi? Quindi dovete tutto quello che avete appreso dalla teoria saperlo poi applicare.
Allora, vi dico io dov'è che tipicamente cadete. Se non avete studiato quasi nulla, non riuscite neanche a capire come suddividere l'indirizzo nei vari campi. Quindi quella è condizione veramente strettamente necessaria. Se mi fate quelle gore lì, poi diventa un disastro il resto, quindi prendete pochissimi punti se non zero. Ok? Quindi intanto dovete essere sicuri di aver capito come suddividere l'indirizzo nei vari campi. Quanti bit, quali campi e quanti bit per ogni campo. Ok? Perché da lì poi partite per soluzione completa dell'esercizio. L'altro punto dove spesso i vostri colleghi in passato sono caduti è non capire che qual è, magari dimensionate bene i vari campi, ad esempio viene fuori il campo parola costituito da 3 bit, quindi se la parola è di un byte, il blocco è di quante parole, quanti byte? Con 3 bit, 2 alla 3, 8. Quindi significa che quando dovete portare un blocco dalla memoria centrale in cache, dovete portare 8 byte. Ok? E non solamente il byte che è coinvolto nella lettura scrittura. Ok? E anche e soprattutto dove inizia il blocco. Il blocco non inizia necessariamente dall'indirizzo che riferisce la parola, perché i blocchi sono definiti indipendentemente da quale è poi la parola riferita dalla CPU, ok? Quindi il blocco inizia dalla parola che ha campo parola data da tutti i bit a zero, ok? Quindi ricordatevi che il campo parola identifica la posizione relativa della parola all'interno del blocco. Quindi per capire quali sono le parole da portare all'interno della cache dovete guardare il campo parola. Se questo è a tutti zeri, allora quella è la prima parola del blocco e quindi dovete portare tanti byte a partire da quello. Se invece, per esempio, su 3 bit avete 001, significa che la parola, il byte riferito, è la seconda parola del blocco, per cui dovete portare dentro quella prima, quella coinvolta e le altre 6. Se avete tutti uni, significa che quella è l'ultima parola del blocco, per cui dovete prendere le 7 parole precedenti più quella riferita e inserirla all'interno della cache. Okay? Quindi non fate l'errore di spostare in maniera variabile il blocco, ok? Il blocco è definito a priori. Poi, se non fate questi errori, ci sono errori minori che vi fanno perdere un po' di punti. Ricordatevi sempre di riportare il tag su ogni linea, di riportare l'indicazione, nel caso di politica write back, se il blocco è sporco oppure no, e quando bisogna scrivere in memoria, se avete la politica write through, scrivete la singola parola, se avete la politica write back e dovete rimuovere un blocco sporco, allora dovete scrivere in memoria tutto il contenuto del blocco, non solo di quello che, diciamo, della parola o delle parole che sono state modificate. Ok? Avete altre domande? Ok, allora direi che per oggi basta così e la prossima settimana faremo qualche altro esercizio, ok? Di preparazione. E poi andremo però anche avanti con la teoria.